Solita scenetta imbarazzante. Bellissima. Bentornati controcalcisti, bentornati per questa prima live reaction di Controcalcio. Cohen, saranno... dov'è? Cohen, dov'è? Un attimo. Chiedo però. Scusa. Can you dig it? Facciamo entrare anche... Carico a palle il maestro, eh? La sente ma la Supercoppa, ma non è che, ma non è che entra Ale, inizia a parlare di Mourinho durante la partita, me ne vado. Probabile. Camelio, no, dov'è? Camelio sta arrivando, Ale anche, e c'è anche Manuelina che fra un po' arriverà. Ah, ragazzi, la creme della creme stasera. Siamo pronti, quindi... Allora, intanto, eccolo. Non può entrare. Non può entrare. Perché sono andato in palestra, pensavo che non entrava quando vado in palestra. Ma non lo trovate allora, più bello da quando è molto più bello. Allora io ho voluto non puoi capire, ti giuro Luca, mi stanno a ricresci i capelli. Vabbè, adesso non esageriamo con le fake news. Daniele De Rossi, penso che lei guferà la Lazio, quindi ho chiamato, oltre ai tifosi ho chiamato i gufi, perché se da una parte Luca Cohen e Enrix guferanno l'Inter, dall'altra parte dai Ale e Camelio, ora però... che sono tornati della Roma, guferanno la Lazio, prego. Ma lei Cohen, prima di lasciare parola a Manuelina, ha seguito la Sputtanation su WhatsApp? No, devo recuperarlo. No, ma è un cretino! Oddio, comunque è iniziata la partita in tutto ragazzi, ciò, ragazzi, Roghi. Voi magnate! Pericolo! Oh! Ah! Sì! Che salvata, Enerix! Che salvata! Mamma mia! Che palle! Pericolo! Ma che difesa di merda! Ragazzi, è sfondicoso, anche Barella qua, Può pressare alta, ma invece sta aspettando la Lazio. Pavard! Si alza leggermente la pressione della Lazio. Vediamo se questa costruzione. Attenzione, guarda che cazzo sta. Forza fallo, è fallo. L'arbitro non lo ravvisa. È fallo. Ma che fallo, Damiano? Per vedere questo, pericolosissimo. Ma che fallo, Damiano? Ha protestato Immobile. Pericolosissima la costruzione dal basso dell'Inter. E attenzione a Mkhitaryan si muove tra le linee. Mkhitaryan l'azione individuale. Darmian palla in mezzo di Marco. Rovella salva tutto. Ma Camelio sta a merda. Mandalo via. Dai, sto coglione di Camelio. Lo cacci. No, 2-0 al ventesimo. No, però. È coglione che spoilera. Mamma mia, ma fai intrattabile quando perde la Lazio. Mi credi, Luca? Non vedo l'ora che c'è il derby di ritorno con De Rossi. Non vedo proprio l'ora. No, volevo solo dire se Camelio ha spoilerato. Ciao, Vivio! Hai spento la TV, Camè? Abbiamo fatto 18 minuti a vederla sul telefono, arriva Camelio, gol! Romagnoli, la pressione dell'Inter non riesce... Guarda, finalmente! Damiano è disgustato, Finalmente! Oh! Ma che cazzo sta facendo? Questo che è, oh! Dai, Damiano, dai! Che vergogna! No, ma Immobile, ti giuro, non Dio! Oh, ma se l'è portata a casa, Oh, ma se l'è portata a casa! Ma il cinturato! No, fallo mangiare! Ma se l'è portata a casa! Ma il cinturato che le mani ti tiene dietro! Ma se l'è portata a casa, oh! A me mi sembra una cintura quella, però! Non c'è ancora il VAR di Immobile, purtroppo! Secondo me. Comunque, finisco la mia analisi del primo tempo. Trovo sinceramente controproducente. Scende in campo così. Una partita importante. Una partita che comunque sta giocando una competizione. Non ho parole. Io adesso spero che Sarri si inventa qualcosa. Spero di vedere Luis Alberto in campo. Spero di vedere Pellegrini in campo. Perché Marusic è nullo. Stiamo giocando praticamente in 10. La cosa mi dispiace perché comunque sia l'Inter, come vedete,
alla fine il risultato è anche positivo, perché 1-0, visto il primo tempo, sei ancora in partita, perché potevano stare tranquillamente 2-0, 3-0 e la partita era chiusa. 1-0 a fine primo tempo, dopo tutto quello che hai subito, davvero devi far segno dalla croce. Quindi io spero che in questo momento la Lazio se dia una cazzo di scossa a fine primo tempo. Io trovo, giuro, io veramente ci sta a perdere contro l'Inter, ci sta a subire contro l'Inter, ma non ci sta a non fare la partita. Io capì perché non riusciamo a uscire con il nostro gioco, perché, per quale motivo, perché ci dobbiamo avere paura. Sembra la Lazio che ci ha avuto paura nel primo tempo, e a me è questo che mi fa rotere il culo. È inaccettabile. Inaccettabile che la squadra che comunque sta giocando contro una top, perché l'Inter è una squadra top, non faccia nulla. La Lazio il primo tempo è stata nulla. Posso? Vai. Certo. No, secondo me ho visto anche il primo tempo dall'altro lato, dico, ho visto un Inter nettamente superiore che ha fatto, ha dominato la partita. Ora o la Lazio scende in campo nel secondo tempo come il derby, dove ha cambiato la partita nel secondo tempo, ha cambiato modo di fare la partita, oppure la gara è già bella che è condannata. Ho visto la Lazio prendere sempre le stesse imbucate, con l'Inter che affonda a sinistra, apre tutto a destra, l'uomo a destra è sempre da solo. Sì, sempre da solo. Quindi una difesaccia della Lazio che salva per miracolo. Poi li abbiamo presi anche dentro, in mezzo. Però d'altro canto, maestro, devo dire, penso che ti troverai d'accordo con me, che se l'Inter non dovesse portare a casa questa partita, ci sarebbero grossi rammarichi per il primo tempo, no? Ma come fai? Rammarichi? Vado anch'io a fare una pausa. Dovrebbe essere... Abbassa l'audio di là. Ah, scusami. Tanto, ti dico, dovrebbe essere già chiuso e non lo è. Il secondo tempo potrebbe essere un'altra partita, un Inter che strameritava, assomiglia sempre di più, e questa cosa l'ho detto dopo un minuto che siamo collegati, dopo che stavo per mostrare il Pirla, e ho detto, occhio che mi sembra la prima Inter di Inzaghi. Bella, bellissima, in avanti, benissimo, ma vi ricordate, purtroppo, non è che, ecco, qui non è colpa di Inzaghi, qui si sbagliano dei gol che io non capisco. Cioè, però, si maestro, nei primi... Cioè, nei pochi momenti di difficoltà dell'Inter, io ho visto grande compattezza difensiva in realtà, cosa che la prima Inter di Inzaghi non aveva. Sì, ma il primo tempo, Enrix, con la stanchezza le cose cambiano. Esatto. È vero. Infatti, io mi aspetto un secondo tempo diverso. Quanto manca al sub gol, Eni? Tra poco, aspetta, partita. Franky! Sì, mi ha staccato la. No, mi ha staccato la presa. Come? Va bene, ragazzi. Poi ne hai visto che bravo Provedel sulla parata, sulla doppia parata, dove ha parato e poi la prima non mi è piaciuta, la seconda è stato bravissimo. A me non mi ha impressionato l'Inter, come esce, non butta mai il pallone, trova le linee di passaggio, giocatori che comunque... Io ho visto Pavard, che è un braccetto, andare dentro l'area dell'Inter, ho visto Barella inserirsi tante volte, Mkhitaryan, una squadra che fa, si muove tanto senza palla, ha tante soluzioni, in ampiezza anche con i quinti di centrocampo, dove veramente Di Marco ha fatto i danni da quella parte, infatti da là è nato il gol dell'Inter. Vero. Non lo so. È cosa che quella parte, Manu, secondo me, con Bastoni, Di Marco, ma anche se ci metti Mkhitaryan, riesce a essere molto più funzionale. Infatti anche col Monza, secondo me, è stato così. Quella... Sorriso a Dami se donate le sub, chat. Donate, così torna il sorriso. Mercenario, possiamo definirlo così. Fammi un sorriso, Dami. Dai, fammi un sorriso, Dami. No, frate, perché ci sta a perdere contro l'Inter, ma ti giuro, è inaccettabile. L'atteggiamento della Lazio è inaccettabile il primo tempo. Ah, ti posso dire la mia? È inaccettabile, frate. Secondo me, inaccettabile l'atteggiamento, l'atteggiamento della Lazio il primo tempo è inaccettabile. Punto. Secondo Poi me, scherziamo, Sammy, ridiamo, Sammy, facciamo quello che cazzo te pare. È inaccettabile. Secondo me alla Lazio di sta partita me ne frega un cazzo. Ma no, ma come? Ma è l'unico ancora con sta cazzata. Ragazzi, è una Lazio completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto. Ma è vero, però è l'unico obiettivo completamente che facile. Ma frate, ma Lazio da inizio stagione che fa queste partite così ogni tanto. Andrea, l'unico obiettivo che può vincere facile sono due partite. Esatto. E questa è quella più difficile. Se passa con l'Inter... Ale, tra l'Inter e la Lazio ad oggi ci sono non so quante categorie di differenza. Perfetto. Ma non si può avere st'atteggiamento.
Non si può, non si può. È rinunciatario, non mi piace. Che te devo dire? Non mi piace. Che te devo fare? Un po' snaturata la Lazio questa partita. Vince. Grande Vince, grazie. Abbiamo raggiunto? Sì. Grazie ragazzi. Ma Ale Bembe, non è che se non vedi la palla. Allora ti dico la mia linea, ok? Io con l'Inter posso pure perdere 3-0 perché il divario c'è, soprattutto in una competizione così che è pane quotidiano per Simone Inzaghi. Perfetto. Detto ciò, è inaccettabile che la Lazio è così rinunciata, non so come, non, trovatemi voi un termine. Ma io non ho capito cosa intendi. Damiano giustamente dice, dato che è una competizione dove sono due partite, se ti va bene, e comunque portarti a casa un trofeo, e in campionato ti stai un po', cioè, non sei, magari non stai facendo la stagione della vita, magari può essere un'occasione buona per dare il 200%, non il 100, il 200%, invece grazie, vedo Alberto. Un atteggiamento che al contrario sembra quello un po' di un amichevole, cioè nel senso qualcuno che non è che ci sta mettendo proprio troppo aggressivo. Però scusami, dammi, questa la Lazio fa la stessa partita al derby, solo che la Roma non fa l'Inter. No, però non è vero, il primo tempo è vero, però dall'altro lato non c'avevi l'Inter, quindi io posso, esatto, posso anche accettarlo, ok? Comunque, tieni la partita, stai lì, ci provi, comunque provi qualcosina, il primo tempo qualcosina ci ha provato, poi dall'altra parte la Roma non ha fatto nulla praticamente, e quindi si è concluso il primo tempo 0-0. Poi il secondo tempo è entrata in campo e ha cominciato a giocare. Però non è possibile rischiare. Oh, ma Luca, tu l'hai vista con noi, ma la partita? 4-0. Se stavano 3-0 non avevano rubato nulla, no. Oh, attraversa, tiro davanti alla porta e quello qua. Ma vi sembra normale? D'altro canto ti dico, dalla parte guardate di Provvedella, dominato. Perché se poi dopo la Lazio non entra così in campo, malauguratamente ti fa un gol, sei 1-1 quando potevi stare tranquillamente 3-0. Esatto. Deve un po' togliersela, perché pure col Monza poi è finita 5-1, per carità. Però ha avuto diverse occasioni il primo tempo che non ha concretizzato. Vabbè, ma noi stavi 3-0 al primo tempo. Sì, però dico ancora prima. Cioè, l'Inter a un certo punto si piace tanto, si specchia, diventa un po' leziosa. Questo vizio se lo deve togliere, cioè non è possibile. Anche perché se tu ti assicuri il risultato, magari cominci a fare anche qualche cambio in occasione di quella che sarà la partita dopo, ma se tu così sei sempre in bilico, va a finire pure che la perdi. Però ma non è bella il primo tempo, Io dico che adesso entra Luis Alberto e la Lazio cambierà un po' volto. A meno poi che mi devono spiegare perché Luis Alberto non c'è. Vabbè, per avere un'arma dalla panchina. Ho capito, ma io posso rischiare di essere inoffensivo. Grazie Davide. Grazie Vince. Io posso rischiare l'imbarcata, tra virgolette, non creare praticamente niente in fase offensiva perché ho un'arma. Ti mancano Zaccagni e Luis Alberto. Ho capito, frate, però c'è Pedro, zio caro. Ho capito. Ma qualche giochi con una coppia d'attacco che c'ha 90 anni. Grazie, Persiano. Sì, ho capito, Luca, ma è una questione di equilibrio a centrocampo. Questo è semplicemente per non essere troppo. Centrocampo è inesistente della Lazio oggi. Lo so, però ti dico come ragiona Sarri. Non rischia di mettere troppi incursori o troppi centrocampisti che magari non fanno tanto la fase difensiva, perché preferisce comunque in qualche modo avere una copertura, e quindi la scelta penso che sia in quest'ottica qui. Non la condivido, perché contro l'Inter, ma in senso, cioè, io pensavo per esempio anche in campionato quando l'ho visto entrare dopo, pensavo che stesse male, non che fosse una scelta tecnica del mister. Però ti dico, secondo me è una questione di equilibrio a centrocampo. Avrà ragione, avrà torto, per ora ha torto, vediamo poi. Io metterei Castellanos, Farina subito. Ma secondo me puoi mettere chi te pare. Ma stai in piedi Immobile, no, è fortunato Castellanos. Ma non è Castellanos, Felipe Anderson, è l'atteggiamento. Luca, è l'atteggiamento, è inaccettabile l'atteggiamento della Lazio. Abbiamo perso 2-3 palle da dietro lanciando lungo. Ci abbiamo sparato la palla così viva il paroco, sì, come se davanti ci avessi, non lo so, Haaland che ti stoppa la palla e ti porta. Questo non avanti. Sembrava una squadra de Sarri quando hanno buttato il pallone così, che poi neanche era sotto pressione il terzo, era Marusic credo. Fa in transizione. Ecco, cioè, è entrato adesso. Augu? Sì?
Dacci una lettura, noi abbiamo detto la nostra. Sarri bolla. Guarda, allora, la lettura è molto semplice. Fino adesso la Lazio quasi che ha vinto la partita, perché 1-0 dopo il primo tempo è una vittoria. Lazio che ha difficoltà a chiudere sugli esterni, perché l'Inter fa partire tutte le azioni da Mkhitaryan e Barella che si allargano alla tetta. Alza Ciccione. No, ma non è quello il problema, è il casino che c'è fuori. Avvicina un po' il microfono. Sbagliamo le pressioni con le mezzale e con gli esterni difensivi, e poi si creano gli spazi alle spalle della linea di centrocampo con i difensori che vengono presi in mezzo. Diciamo che sta andando tutto male quello che può andare male. L'unica cosa positiva è il punteggio fino a questo momento. Guarda, io credo, da come sto vedendo, vediamo un po', stanno rientrando in campo tutti. Credo che non ci sono cambi. Quelli che si stanno scaldando un po' più in maniera vivace sono Cataldi e Crebbe. Sto vedendo Isaksen che hanno tolto la tuta e si scaldano, diciamo, in pantaloncini, però non ci sono cambi nell'immediatezza. L'Inter alla stessa maniera è rientrata adesso e non ci sono cambi nemmeno per quanto riguarda l'Inter. Ma lui di questa. Questa è una cosa che non capirò mai. A Lazio ha sofferto da uno sta 3-0 per loro e non si fanno cambi. Io non riesco, ma non riuscirò mai a capire questa cosa. Guarda, quello che ti dico è che io non ho visto nemmeno scaldarsi Luis Alberto, cioè nel senso, Luis Alberto non ho visto nemmeno tra quelli che hanno fatto i palleggi in mezzo al campo, sai, con il riscaldamento. In questo momento si sta scaldando Cataldi, che ha iniziato il riscaldamento, che è l'unico fino adesso che si sta scaldando. Prima si era scaldato Isaksen, la partita sta per ricominciare, però ti dico che Luis Alberto io non l'ho visto nemmeno palleggiare con i compagni, ed è una cosa che mi meraviglia abbastanza. Io credo che toglierà tra poco Immobile e metterà Isaksen. Ciao Augusto, come stai? Bene. Sono contento per la parte privata. Dicono che Luis Alberto non sta bene, Augu. Sta ricominciando la partita, Augu. Guarda, ha detto Castellanos è mezzo rotto, non c'è nessuno. Che deve fare? Rigore. Oh, questo è rigore. No. Questo è buttato così da solo, ragazzi. Questo è rigore. Gli danno rigore. Rigore. Pure secondo me. No, rigore. Gli ha tirato un calcio. Rigore. Si vede? No. È lo stesso contatto Osimhen Acerbi, Non si azzardassero a fischiare. Lo stesso contatto Osimhen Acerbi, Non si azzardassero. Non mi incazzo. È lo stesso contatto Osimhen Acerbi. Non si azzardassero a fischiare il rigore. Andrea. Ma glielo dai sicuro, È lo stesso contatto Osimhen Acerbi. Ma chi è quell'imbecille? Chi è quel calciatore? Credo sia non si azzardassero, Vabbè, dai, ridicoli, semplicemente ridicoli. Contatto Osimhen Acerbi, semplicemente ridicoli. Sinceramente, ragazzi, ha fatto una cazzata Pedro. Ma vaffanculo, dai. Stesso contatto Osimhen Acerbi, uguale. La prima volta non lo prende. Non dire stronzate. La prima volta non lo prende. La seconda che lo prende. Stesso contatto Osimhen Acerbi. È una vergogna. È una vergogna. Due pesi e due misure in base alla maglia che indossi. È una vergogna. Chi lo tira? Calhanoglu ha sempre segnati, attenzione alla legge dei grandi numeri, maestro. È una vergogna. Sì, per me sì. Ibrahimovic. Attenzione alla legge dei grandi numeri, maestro. Che succede? Ha sbagliato. Lo vedo teso. Non ha mai sbagliato. Teso, troppa poca rincorsa, cazzo! Io punto su Provedel. Fanculo, maestro, ma perché fai finta di essere preoccupato? Io punto su Provedel. Ma perché fai finta di essere preoccupato, maestro? Che rincorsa, Enerix Provedel ripara. Fidatevi. Gol! L'ha segnato? Sì. Vabbè, me ne anticipo il maestro, ma non schifo. Ma davvero? Gol. Bello, bello. Ma me se l'anticipo. Ma dove la sta guardando, maestro? Ha sentito Bubba. Che cazzo, ok, ha sentito Bubba. Si è spoilerato il gol. Ma due gol hanno fatto, due spoiler. Ma che roba è? Ma io non l'ho visto, io non li guardo i rigori, non l'ho visto adesso perché l'ho fatto. Che carino, Bubba.
Ciao, per te, ma vaffanculo, va. Ciao, sveglio. Che sveglia, Eri. Mi dovete dire perché? Mi dovete dire perché se questo è rigore non è rigore o Osimhen Acerbi. Mi dovete dire perché se questo è rigore non è rigore o Osimhen Acerbi. Maestro, lei lo sa che maestro che Calhanoglu ha fatto più gol al Milan. Lo sai, lei lo sa che Calhanoglu ha fatto più gol al Milan, sì. Andrea, ho visto una mano, sul cross di Felipe Anderson. È mano? No, è venuto su un po' a Lazio, mano, finalmente. Però anche noi, anche noi. Ma stai alla cosa del pallone, l'Inter, è l'illusione. Devo fare un tentativo, chat. Ancora Luis Alberto con l'esterno Felipe Anderson. Si può tra poco fa il 3-0. Lo fa senza decisione, con tanta potenza, ma quantomeno negli ultimi tre. Poi si finisce 6-0. Giocato nel Torino, Martin Vázquez. Tifoso dell'Inter, non ha paura. Come fai a andare rigore? Ma che cazzo fa l'arbitro? Ma come fa a dare vantaggio là? Vabbè ragazzi, ma siamo alla follia. Ma come fa a dare vantaggio? Ma siamo alla follia, ragazzi, Ma ragazzi, ma questi arbitri devono andare a casa tutti, Ma sono una massa di incompetenti, Ma vantaggio su punizione dell'Inter. Ma che cazzo vantaggio mi dai là? Fammo rivedere però, perché ne hanno manco protestato di giocatori della Lazio. Beh, te che non stanno a giocare, come fanno a protestare? Ma perché non protestano? Ma che vantaggio è, ragazzi? Fallo netto! Ma che fallo? Fallo netto! Tanto Bergomi! Come c'era prima! Ipocrita! Ma comunque fuori aria. Gli arbitri sono vergognosi! Non sanno le regole! No, come fai? Ma come fai a dar vantaggio lì? Con la palla che ci stanno tutta la dell'Inter schierata! Fallo, ha dato il fallo, imbecille! Ma ha dato il vantaggio! L'arbitro ha dato il fallo, ha dato la regola del vantaggio! Ma non è fallo. Ma come non è fallo? Dai, Camelli. Non è fallo. Ha dato il vantaggio. L'ha cercato. Fallo è pure giallo. Io non l'avrei dato. Io non l'avrei fatto. Riparte da Acerbi. No, ha cambiato la partita, mamma mia. Luis Alberto ha cambiato mamma la partita. Mamma mia, mamma mia. Errore della scuola calcio, Che ha fatto questo? Ciao, ragazzi. Vai, gol! Mamma mia. Game, set, che, match. Che sveglia, che sveglia. Questo c'ha più gol. Suca. C'ha più gol che presenze. Ma è gravissimo, perché lui è così bravo. È gravissimo, perché lui è così bravo, dovrebbe giocare di più. Bubba! Fa sempre gol. Peccato, è sprecato proprio in panchina. È finita. Cosa, spese contro L'Inter è super campione d'Italia. Oh,